facendo il video sulle città americane per farvi capire com'è la differenza rispetto alle italiane, quindi tipo adesso vi metto dei video di sottofondo, aspetta che passo qua, vi metto dei video di sottofondo sicuramente e spero che vi piaccia. Guardate un po' in croci. Eccomi tornato. Beh, dicevo, praticamente oggi voglio fare il video e vi spiego brevemente come sono le città americane, qual è la differenza, se sono migliori, se sono peggiori. E senza indugiare partiamo subito con il video. Allora, in queste clip che vi faccio vedere ora sto facendo vedere brevemente alcuni posti in cui sono andato e vi posso dire che in generale l'America è tutta così, è tutta piatta, senza piazze, senza nessun tipo luogo di ritrovo. Non ci sono luoghi di ritrovo. Vi faccio un esempio: quando uscivo all'inizio dell'anno con i miei amici in Italia, andiamo in piazza o andiamo in qualsiasi posto. Qua dov'è che ci si ritrova? Nel parcheggio del supermercato. È una cosa un po' triste, ve lo dico, però vabbè, succede. È quello che è. Adesso sto facendo vedere quella clip di quella macchina lì strafiga, e poi non è la macchina strafiga, ma qua le persone si divertono a mettere tipo i cerchioni, tutte queste cose qua. Beh, vabbè, senza cambiare discorso, scusate il mio italiano, ve l'ho già detto, fa schifo. E questa è una delle grossissime differenze. Non c'è questa possibilità che abbiamo noi in Italia di uscire e avere la libertà di camminare e andare in piazza. Qua, se non hai la macchina, come vedete voi dalle clip, non vai da nessuna parte. L'America è immensa. E questa è una grossa difficoltà, perché molte persone non hanno la macchina e quindi sono abbastanza fregate, perché non avendo la macchina non riesci a stare con i tuoi amici e quindi non riesci a condividere le esperienze e a crescere la tua amicizia e quindi non riesci a fare buoni amici, mettiamola così, quindi è difficile. Questa clip stavo facendo vedere uno di quei distributori. Praticamente in tutta l'America nei ristoranti ci sono questi distributori delle bevande fredde e tu scegli quello che vuoi. Ma avete visto quante bevande ci sono? Tipo, ci sono, non so, 30-40 bevande e ogni bevanda c'ha diversa tipologia di flavor, di gusto. Quindi io avevo scelto tipo limone, c'era il limone pink lemonade, vanilla, qualche altro gusto, vabbè, insomma, senza indugiare. E questa, dicevo, è una delle grosse differenze. Poi un'altra differenza è che qua le costruzioni delle case vengono costruite di massa, quindi cosa vuol dire? Per ogni quartiere, quindi ogni quartiere è uguale, cioè nel senso, in quel quartiere le case sono tutte identiche o molto simili. E quindi se tu c'hai i soldi, vi dico in modo breve, se tu c'hai i soldi, e vai in un quartiere costoso e quindi le cose costano tanto e stai con tutte persone di quella che hanno stesse quantità di soldi tuoi, quindi se tu hai soldi starai sempre con persone con soldi e vivrai in mezzo ai soldi, mettiamola così. In questa clip sto facendo vedere la chiesa americana, perché tipo avevo fatto vedere a dei miei amici americani, delle mie amiche americane, com'è la mia chiesa, com'è la chiesa a Verona in Italia, e loro mi hanno detto: ma non assomiglia a una chiesa, ma come non assomiglia a una chiesa, cos'è la chiesa per te? Ma vieni, ti porto, facciamo un giro, ok, tranqui. E come vedete la chiesa è un grosso edificio riadattato a mo' di chiesa, che non è neanche una chiesa, cioè come vedete è solo un edificio con tante stanze e il prete in televisione. Il prete c'ha tipo il computer, PowerPoint, Facebook. Tipo avevo fatto vedere in un altro video che nella chiesa, la chiesa addirittura la pagina Facebook, la pagina Twitter, website. E insomma è un po' strano. Beh, tornando alle città, qua l'America come vedete è enorme. E come state vedendo adesso della clip, le case di un vicinato sono bene o male tutte uguali, tutte piatte, perché le persone vogliono tutte le stesse cose. Vogliono tutti il giardinetto, vogliono tutti la parte per la macchina, vogliono tutti il backyard, vogliono tutti la salitina, sono tutte uguali, per questo le fanno identiche. Ed è una cosa un po' brutta, perché come vedete non c'è tanta differenza tra le cose, ed è una cosa abbastanza triste. E poi altra differenza tra le città americane e quelle italiane sono le strade. Come vedete qua le strade sono enormi, nonostante tu sia in un neighborhood, non so come si dica in italiano, in un vicinato, ecco, il vicinato, anche i vicinati hanno queste strade enormi, come vedete, a due corsie per ogni lato, quindi è tanto. Io sono abituato a Verona che abbiamo le stradine tutte belle piccole, per arrivare da un punto all'altro ci metti veramente tanto, pure prendi la bici. Questa cosa è inesistente. C'è gente che ho conosciuto a scuola non ha mai preso la bici, gente di 18 anni che non ha mai preso la bici, cioè, ma vabbè.
Quindi, in parole povere, le città americane non mi piacciono tantissimo perché sono proprio piatte, sono dissediate da quartieri tutti identici, da fast food, like, come vedete qua il McDonald's, c'è sempre il McDonald's ovunque, ma qua non c'è solo il McDonald's, c'è anche In-N-Out, c'è Burger King, c'è Carly's, c'è Jack in the Box, me ne sono dimenticati sicuramente un paio, ce ne sono tantissimi. È un business, le persone americane sono pigre e non vogliono cucinare. Pensate che la mia famiglia ospitante, quella volta a settimana che cucina, perché andiamo sempre ai ristoranti, no? Quella volta a settimana che cucina fanno tipo i bastoncini Findus, quindi non è neanche un cucinare, è veramente uno schifo, ma non so cosa fare, vabbè, non è colpa mia. Diciamo che, continuo a dire, diciamo, non è, cioè io ci sto provando a migliorare le mie competenze linguistiche italiane. Oh madonna, non riesco proprio a parlare, non è colpa mia. E ancora una volta non è, vabbè, insomma, sto zitto. E quindi, ah sì, un'altra cosa importante. Praticamente qua, per andare in giro in città, come vedete ci sono queste grandi superstrade in mezzo alla città, in quasi tutte le città. Tipo a Los Angeles ce ne sono quante? 8 di superstrade, e nella mia città ce ne sono 2. Quindi per arrivare da un punto all'altro devi per forza di cose prendere questa scorciatoia. E quindi è strano, insomma, non sono abituato per andare tipo a scuola dove prendere la tangenziale in Italia. Non so voi, ma io non sono proprio abituato. E poi qualche cosa, ah sì, e quindi ritornando a parlare velocemente, perché adesso devo andare, ritornando a parlare velocemente di quanto riguarda i quartieri, in parole povere la sfortuna è che se tu sei povero, vivi in un ambiente povero, e cosa succede? Le scuole ricevono soldi dal costo delle case, quindi se tu sei in un ambiente che le case sono costosissime, di conseguenza la tua scuola avrà molti più soldi e potrai fare molte più cose, investe molto più sui ragazzi. Se invece sei in un ambiente, in un quartiere cheap, in un quartiere economico, la tua scuola avrà pochi soldi, quindi sei fregato, non avere soldi in famiglia e non avere una buona educazione, istruzione. E questa è una cosa veramente che ti frega in America, perché l'istruzione è molto importante e sfortunatamente non tutti sono abbastanza fortunati da poter permettersi una scuola privata o da vivere in un ambiente bello. Quindi, diciamo, morale della favola: se volete avere tanti soldi venite in America, perché ve ne danno tanti, ma non avrete mai la bellezza dell'Italia, delle piazze, del cibo e di tutte queste cose qua. Io sono Lorenzo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Il prossimo video sarà sui supermercati americani o sulla mia città americana, Livermore, per chi non lo sapesse. Quindi grazie di essere stati qua con me, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Io, ragazzi, sono emozionato. Adesso vi chiederete il perché. Perché siamo in California, no? E sta piovendo. E dici che è strano. Sì, è strano, ha piovuto tipo 4 volte in 9 mesi. Quindi niente.